Ecco, e Walter, ti lascio la parola. Bene, grazie. Allora, io presento Anna Rosa Guerriero, che ha insegnato italiano e letteratura italiana nella scuola secondaria di secondo grado in Campania. È stata docente a contratto presso l'Università di Salerno e Viterbo. Ha partecipato all'esperienza della SIS dell'Aquila e ha insegnato all'Orientale di Napoli. Distaccata presso il Ministero della Pubblica Istruzione, ha progettato e prodotto numerosi materiali didattici, alcuni dei quali li potete trovare anche nella piattaforma online dell'INDIRE. Ha fatto parte della commissione ministeriale per il riordino dei cicli scolastici, ha partecipato alla direzione dell'importante rivista Italiano e Oltre, ed è insomma un'autrice che possiamo definire di riferimento per chi voglia occuparsi di educazione linguistica e di didattica dell'italiano. Socia, credo, della Fondazione del Gischel Campania, è stata anche segretaria nazionale del Gischel. Ha pubblicato da poco Scrivere, idee per la didattica della scrittura, per l'editore Cesati, che raccoglie alcuni dei suoi lavori sull'insegnare a scrivere a scuola, tema che le sta molto a cuore. Siamo molto felici, quindi, che abbia accettato l'invito a Gischel Veneto e sia qui oggi con noi. Grazie ancora Anna Rosa e lascio a te la parola. Grazie, grazie a te Walter, grazie a Gischel Veneto. Abbiamo scoperto di avere, come dire, un bel modo di lavorare insieme, molto proficuo. E allora, benvenuti a tutti. Io vorrei cominciare allora con la condivisione dello schermo e con la seconda slide. Vorrei cominciare con la citazione passo del Gradit, del grande dizionario italiano dell'uso di De Mauro, a proposito appunto del sintetizzare e della sintesi. Il sintetizzare viene definito come riunire e coordinare in forma sintetica, esprimere in modo essenziale, esporre per sommi capi. E la sintesi viene definita processo logico di unificazione di varie parti, elementi o termini. Non ritorno. Ah, no, benissimo. Oppure per estensione, fusione di diversi elementi essenziali, caratteristici, risultato di una fusione, capacità di cogliere e rappresentare essenziali. Perché questa citazione? Perché vorrei mettere subito in luce un aspetto particolare. Il sintetizzare riguarda certamente la possibilità di riformulare in modo più condensato determinate informazioni. Ma della sintesi viene colto in queste definizioni soprattutto il senso e l'operazione del riunire, cioè unità, elementi che sono dispersi in qualche modo, vengono unificati in una unità dotata di significato, perché in fondo poi la sintesi è in questa ricomposizione di senso. E quindi è un'operazione fortemente connotata in termini cognitivi, oltre che in termini linguistici. E se passiamo alla slide successiva, vorrei usare quest'altra citazione presa da un bell'articolo di Dario Corno su Italiano e Oltre. Adesso si trova sul sito del Gisce, questo articolo, ve ne do il link nella bibliografia, a proposito della concisione. Questo, l'anonimo autore della retorica d'Herennium, cioè a sua volta Dario Corno cita la retorica d'Herennium, a proposito di concisione, appunto, descrive in che cosa consiste. E lo notate, lo potete leggere, potremo narrare brevemente il fatto se cominceremo a narrarlo da dove sarà necessario e se non vorremmo rifarci al primo inizio, più giù, se non vi faremo transizioni, cioè se non faremo trasgressioni, se non ci svieremo da quel che avremo cominciato ad esporre, se esporremo gli esiti di avvenimenti in modo che possano intendersi anche quelli svolti precedentemente. Insomma, è una costruzione che punta alla essenzialità delle informazioni, ma anche all'efficacia comunicativa, cioè è una scelta di unità di contenuto significative, pertinenti,
che servono a costruire, a costruire il senso e il significato. Sottolineo questi aspetti perché saranno queste poi le caratteristiche tipiche delle cose che diremo a proposito della sintesi e del sintetizzare da più testi, nel senso che il sintetizzare assume chiaramente le operazioni che si fanno con il riassunto, cioè riassumere da un testo in una forma più ridotta, ma riguarda una strategia, potremmo dire, comunicativa che può anche prescindere dall'esistenza di fonti, di testi già dati, può anche trattarsi di una sintesi che a cui siamo chiamati rielaborando le cose, le idee che abbiamo in testa. Pensate a quando si deve rispondere a una domanda aperta su un argomento disciplinare o a quando si deve fare un resoconto ragionato rispetto a un'esperienza condotta, poniamo, in laboratorio. Quindi la concisione è una qualità del discorso sintetico che non implica necessariamente la presenza di fonti scritte, ci proietta in un tipo di strategia comunicativa più complessa. Questo è importante perché, ci tengo a sottolinearlo, perché se passiamo alla slide successiva, vediamo che le operazioni classiche che abbiamo imparato da Van Dijk e Kinch sono quelle relative al riassunto, cioè alle operazioni che si fanno a partire da un testo da condensare, che si giocano a livello cognitivo con le operazioni di cancellazione, quindi l'eliminazione di dati non rilevanti o ridondanti, la generalizzazione, cioè la sostituzione di nomi, azioni o sequenze di questi elementi con enunciati più generali, e con l'integrazione, che è importante perché tra l'altro il riassumere si basa sull'equilibrio tra le parti che lasciamo e le parti che abbiamo tolto, e quindi è necessario anche un intervento di chi riassume per ricomporre in un'altra struttura organica e coerente queste operazioni di cancellazione. E il riassumere si gioca a livello, diciamo, di struttura superficiale linguistica, tipicamente con l'uso per esempio di iperonimi, con le nominalizzazioni sono molto, molto strategiche perché consentono di eliminare strutture verbali trasformandole in strutture nominali, e così via, con la costruzione, con l'ipotassi, eccetera. Tutto questo rientra anche nella capacità di sintesi, ma non è sufficiente a descrivere che cos'è il sintetizzare. E gli studi più recenti, perché in realtà gli studi di cognitivisti si sono rivolti soprattutto a questo tipo di rapporto tra lettura e scrittura. Solo all'inizio degli anni 90 iniziano degli studi, soprattutto in ambiente angloamericano, sulla discourse synthesis, quella che si chiama, che loro chiamano writing from sources, scrivere da fonti, quindi la capacità di sintesi, e varie ricerche, tra cui anche da noi Boscolo, ma per esempio Nelson, la Segev-Miller, che vi riporto in bibliografia, hanno identificato, grosso modo, convergono su questo tipo di operazioni. Se andiamo sulla slide successiva, le operazioni di trattamento intertestuale, cioè quello che si fa a partire dal trattamento delle informazioni trasversalmente, cioè su più testi. Quindi l'operazione di selezionare informazioni rilevanti nelle singole fonti in modo da poter poi confrontare i dati informativi, e quindi il generare relazioni dal confronto di queste fonti, delle unità ricavate, identificare rapporti appunto di analogia, di complementarità, di contrasto, quindi vagliare i tipi di rapporti che si intrattengono tra queste unità informative, e quindi alla fine elaborare una nuova struttura testuale integrando quindi queste fonti di informazione. Questo è un elemento importante perché, a differenza del riassumere, il riassunto in genere segue lo schema organizzativo, lo schema testuale della fonte, del testo da riassumere. L'attività del riassumere
dipende, crea un testo che dipende comunque dal testo fonte, anche se può avere scopi diversi. Invece la sintesi si esplicita poi in un testo che, proprio perché non parte da una struttura già data, ma la deve creare ex novo, perché deve impostare un progetto testuale nuovo, originale, e crea un testo autonomo e nuovo, e quindi di conseguenza implica un impegno anche cognitivo molto più profondo, molto più elaborato. Voglio dire che da una base documentaria di N testi si può andare da un testo minimalista, come può essere la scheda di riepilogo che oggi esemplificheremo, fino a una relazione, una recensione, un saggio. Cioè il testo che è frutto di una sintesi ha un suo statuto retorico assolutamente autonomo. E quindi, per fare un primo bilancio di questo rapporto tra riassumere e sintetizzare, nella slide successiva possiamo confrontare le due attività. Naturalmente entrambe presuppongono la lettura e comprensione dei testi fonte. Il sintetizzare presuppone strategie anche più elaborate, più articolate. Il riassumere mette a fuoco i temi principali. La sintesi può anche capitalizzare dei dettagli che non servirebbero in una fase di riassunto, ma che per un determinato statuto strutturale, retorico del testo d'arrivo, poniamo una relazione, può essere importante recuperare anche dettagli di qualche tipo. Nell'organizzazione delle informazioni, il riassunto evidenzia i temi rilevanti, ovviamente la sintesi mette in luce soprattutto le relazioni tra i testi fonte. E quindi, rispetto a riassumere, integra, ricomponendone segmenti, parti particolari, in una unità coerente di significato. Ecco, quello che è interessante è che, mentre con il riassunto noi ci accorgiamo, soprattutto è una risorsa soprattutto anche nelle strategie di verifica della comprensione, cioè evidenzia l'avvenuta, l'essere entrati nel testo. Come diceva Calvino, riassumere un racconto, un romanzo, significa entrare nel testo. La sintesi viaggia verso altre prospettive, cioè apre nuove prospettive, nel senso che, capitalizzando più fonti, può rappresentare un approfondimento di una tematica, un aggiornamento di una certa tematica, eventualmente anche con proprie, cioè da parte di chi scrive, con integrazioni da parte dell'enciclopedia di chi scrive. L'insistere su questi aspetti e su quello che prima abbiamo definito con Corno la concisione dell'essere brevi, dell'essere sintetici, è un aspetto su cui vorrei che attiraste la vostra attenzione, perché nella scuola, nel nostro ambiente scolastico, la tradizione scolastica, insomma, dello scrivere, ha generalmente puntato, oggi non so, non credo più tanto come prima, ma insomma ha puntato soprattutto sull'amplificazione, no, delle informazioni. Lo scrivere era cercare tante cose da dire su un certo tema, che non a caso si chiama poi tema. La frase che spesso si sente dire dai ragazzi, che cos'altro posso dire, implica che ci sia una connotazione fortemente positiva per l'estensione del testo che uno sta scrivendo. Cioè, più lungo il testo, più si fa bella figura, tanto per usare una frase fatta. In realtà qui stiamo lavorando in un'altra direzione, cioè nel non dire niente di più e niente di meno di quello che serve allo scopo comunicativo di un certo testo. Perché chiaramente poi lo scopo comunicativo ci deve essere. Se non c'è scopo comunicativo, è chiaro che si può andare a viaggiare a ruota libera. Ma quando c'è un punto d'arrivo determinato dal testo da produrre, dallo scopo, dalla destinazione di quel testo, è chiaro che le informazioni devono essere vagliate secondo appunto quella virtù della concisione. E allora, se andiamo alla slide successiva,
Ecco, io allora per questo scopo vi propongo due testi di tipo espositivo. Uno è tratto da, il testo A è tratto dal sito di Greenpeace e si chiama La plastica nel piatto, e l'altro testo, il testo B, si chiama credo la minaccia dell'ecosistema all'ecosistema marino, ma comunque riguarda appunto sempre il problema della plastica, dell'inquinamento da plastica nel mare. Il tipo di analisi che vorrei condurre con voi seguirà, giusto per capire di che cosa stiamo parlando, per rappresentare la base poi delle operazioni successive, sono due testi abbastanza brevi e di tipo espositivo, e quindi capirete anche che la selezione si riduce all'osso proprio perché sono già di per sé sintetici, ma in cui potremo osservare comunque delle cose interessanti. Il trattamento che vorrei fare con voi per analizzare molto ovviamente schematicamente e velocemente questi due testi è quello di seguire la falsariga dei capoversi, perché ci permettono di seguire un po' il ritmo dello sviluppo tematico di ciascuno dei due testi, e poi anche perché da un punto di vista didattico il capoverso nel suscitare negli allievi l'approccio al trattamento delle informazioni è forse proprio l'unità più evidente, anche per l'evidenza grafica che ha nell'accapo, per creare quel ritmo, quelle pause di sviluppo tematico. Certamente ci accorgeremo che non è detto che una determinata operazione pragmatico-comunicativa può coincidere, può essere equivalente con la scansione del capoverso. Può anche andare oltre la misura del capoverso o per eccesso, cioè andando anche nel capoverso successivo, o anche in un medesimo capoverso possiamo trovare diverse operazioni pragmatico-comunicative. Resta il fatto che comunque ci serve un po' da bussola la scansione. Qui ho messo i due incipit perché l'incipit è chiaramente l'incipit di un testo. Il testo A, il paragrafo preso dal sito di Greenpeace, è intitolato Introduzione, e il paragrafo che introduce questa voce dell'Enciclopedia Treccani si chiama Nel Mediterraneo, e in entrambi i casi rappresentano, ciascuno per la propria sequenza, l'innesco tematico proprio, cioè la fondazione della pertinenza dei contenuti che si svilupperanno. È quella relazione che, secondo il modello di Basilea, si chiama di background, e quindi attirare anche l'attenzione degli allievi sulle caratteristiche del capoverso iniziale significa anche far acquisire a loro poi in termini produttivi la rilevanza che, quando iniziano a scrivere un testo, si deve dare all'incipit di un testo. E allora cominciamo con la slide successiva a vedere il testo A. Allora, troverete nello spazio a destra, in rosso, una riformulazione talvolta identica, ma talvolta sintetica, e comunque una riformulazione che prende le mosse da quella che con Corno chiamiamo la frase regista, cioè quella che organizza in qualche modo i contenuti anche nei rapporti logici negli enunciati di un capoverso, ma che in alcuni casi troverete riformulata aggregando ad essa anche altre unità informative del capoverso. In questo caso invece io ho inserito, asteriscando le frasi, gli enunciati, le due proposizioni che soggiacciono a quell'unica proposizione, cioè la presenza di enormi quantitativi di plastica in mare è particolarmente preoccupante a causa della loro persistenza e per l'ampia capacità di dispersione su scala globale. Questo è un tipico esempio di scrittura riassuntiva, sintetica, perché ricorre di fatto a una nominalizzazione. Sotto questo enunciato ce ne sono due, cioè la presenza di enormi quantitativi di plastica è particolarmente preoccupante perché la plastica è un materiale durevole dotato di capacità di dispersione su scala globale. Ho attirato l'attenzione su questo aspetto perché una delle risorse
la nominalizzazione è una delle risorse tipiche con cui si condensa e si comprime una determinata unità informativa. Dato questo incipit, se andiamo alla seconda slide, scusate, al secondo capoverso, il secondo capoverso è, come dire, riceve questa forma tematica dal primo e propone un confronto tra i pezzi di plastica. Il tema è quello della plastica. Se l'effetto dei pezzi di plastica di maggiori dimensioni, e tra parentesi c'è un'operazione di classificazione, macroplastiche e mesoplastiche, se l'effetto non mi prende l'audio, se nel computer mi hai trovato il nome, non lo so. Scusate, qualcuno deve spegnere l'audio. C'è scritto audio, wifi oppure chiama. L'arca. Allora, se l'effetto dei pezzi di plastica di maggiori dimensioni è più noto, c'è una minaccia molto ancora ignota, quella delle microplastiche. Cioè qui abbiamo il confronto tra dimensioni della plastica e all'interno c'è una classificazione di questi pezzi. La riformulazione sintetica potrebbe essere: l'effetto dei pezzi di plastica di maggiore dimensione è più noto, la minaccia delle microplastiche è invece, con quell'invece si recupera l'atto comunicativo del confronto, è invece ancora ignota a molti. Nella successiva slide, il terzo capoverso, ecco, qui si comincia a intravedere la linea tematica. Io nel descrivere la linea tematica mi ispirerò a quella che è la prospettiva funzionale della frase, cioè quella prospettiva per cui il tema codifica ciò di cui si parla e il rema codifica quello che si dice a proposito del tema, quindi l'informazione nuova aggiunta. Chiaramente, quindi nel continuum poi testuale, il tema diventa il già dato, quello di cui si è già parlato, e il rema sarà di volta in volta l'informazione che si aggiunge. Quindi, perché questo? Perché ci serve per cogliere, se volete, il modo con cui si formano, no, i temi del discorso, e scoprire, per esempio, come avviene spesso nei testi espositivi, che l'informazione nuova data in un enunciato può diventare il tema dell'enunciato successivo, cioè l'ordine naturale, l'ordine lineare di comunicazione è quello che trasforma il rema in tema e poi aggiunge nuova informazione. Per microplastiche, questo capoverso inizia, si intendono particelle di plastica di diametro o lunghezza inferiore ai 5 mm. Inizia quindi con una definizione e aggiunge a questo rema, quello delle dimensioni, quello della genesi, no? Da dove vengono queste particelle. Possono essere prodotte dall'industria oppure dalla degradazione in mare di oggetti più grandi. Queste operazioni possono essere sintetizzate con le microplastiche, sono particelle di plastica di diametro, eccetera, come potete leggere, recuperando anche il rema della loro genesi. Andiamo avanti. Io adesso andrò più velocemente, ma è giusto per darvi l'idea di quelle che sono le operazioni che facciamo su ogni capoverso. Qui abbiamo tematizzata la produzione della plastica. Se vogliamo cercare il contatto, è un tema derivato dal rema precedente, cioè dall'industria. Abbiamo detto che le microplastiche sono derivate dall'industria, la produzione globale di plastica ci dà il dato quantitativo e poi ci dà anche l'uso che se ne fa. L'uso per gli imballaggi e poi prodotti monouso. Quindi il tema resta sempre la produzione di plastica, ma se ne dà prima il dato quantitativo in rema e poi l'uso che se ne fa.
l'ultima parte del capoverso dice che appunto può finire in gran parte nelle discariche o semplicemente dispersi negli oceani tramite i corsi d'acqua, gli scarichi urbani, percolando nel terreno dalle discariche perché deliberatamente buttati in mare. Cioè ci dà il percorso che fanno i rifiuti di plastica per arrivare nel mare. La frase accanto sintetizza questi due aspetti del REMA, cioè il dato quantitativo della produzione e l'uso che se ne fa. L'ultima parte attiro l'attenzione sul fatto che parla del come questa plastica finisce a mare. Il capoverso 5, nella slide successiva, ha due enunciati. Uno che ha una funzione, direi, cataforica, perché dice la presenza delle microplastiche in mare. Vedete, è tematizzato quello che viene detto nel capoverso precedente. Potrebbe generare impatti maggiori di quelli delle macro e mesoplastiche. Quali sono questi impatti maggiori? Ecco, l'informatività reale ci viene dalla frase regista, che è quella del secondo enunciato: a causa delle ridotte dimensioni, le microplastiche possono essere involontariamente ingerite da un numero enorme di organismi. Ecco, qui si introduce il tema della ingestione delle microplastiche, cioè la minaccia, il rischio, il problema che pongono le microplastiche è quello di essere ingerite dagli organismi marini. E questo REMA qui, questa nuova informazione, se passiamo all'altra slide, diventa tema con la nominalizzazione. L'ingestione di microplastiche da parte di organismi marini è ampiamente documentata. Quindi con questo sistema stiamo creando un altro filo tematico, che è quello della ingestione delle microplastiche. Da una parte abbiamo avuto informazioni relative alle microplastiche, a che cosa sono. Adesso abbiamo un altro filone tematico, che è quello della ingestione delle microplastiche, che poi esemplificato attraverso gli enunciati successivi, che io ho evidenziato con il grigio, perché sono uno sviluppo del REMA, della documentazione, attraverso gli studi. Cioè questi studi danno dati quantitativi sul reperimento di frammenti di plastica nell'apparato digerente di questi organismi. E anche qui il dare un numero al capoverso e segnare anche certi enunciati di un capoverso con una lettera 6A 7C rende in qualche modo contestualizzabile, localizzabile quel dato informativo. Devi fare una cosa provvisoria, no? È un esercizio. Scusate. Scusate, state attenti a avere l'audio spento, per cortesia. Prego, Anna Rosa, scusa. Allora, ci dà la possibilità di reperire e contestualizzare quando servirà il dato che abbiamo ricavato in quella parte di testo. E infine, con l'altra slide, vediamo l'ultima parte del testo, l'ultimo capoverso. Posso chiedere una cosa? Sì. Puoi risottolineare per cortesia questo aspetto che mi sembra strategicamente molto interessante, cioè pure all'interno dello stesso capoverso, identificare con le lettere le unità, cioè... Sì, certo. Qui io non voglio essere dilungarmi troppo, ma qui abbiamo un REMA che è quello di sono almeno 170 gli organismi marini che certamente ingeriscono frammenti. Ok. Questo REMA viene dettagliato, viene specificato attraverso l'esemplificazione e l'enumerazione di questi tre enunciati successivi, che hanno come molto riconoscibili, perché hanno questa forte catena anaforica del sintagma un recente studio, analogamente studi, un altro studio. Sono una lunga catena anaforica che tematizza
la documentazione in qualche modo della presenza dei frammenti di plastica negli organismi. Come dire, etichettarli questi enunciati, che hanno quindi un rapporto logico con la frase regista, con la frase principale, ci serve per poter poi maneggiare queste unità informative quando dovremo fare la nostra sintesi, per localizzarli in qualche modo, no? Per dare una reperibilità a queste unità informative. Cioè il sistema che vi sto proponendo è quello di, seguendo la falsariga dei capoversi, dare un numero ad ogni capoverso, magari anticipato dalla lettera A, visto che il documento è il testo A, per cui tutte le volte che avremo A1, A2, A3, A4 sappiamo che si tratta del testo A del secondo, terzo, quarto, quinto capoverso, e laddove è necessario, se scopriamo dei rapporti logici di forte legame, come in questo caso, sottonumerare anche gli enunciati che dipendono in questo caso in un rapporto logico di specificazione attraverso l'esemplificazione di questi studi e che si agganciano al primo enunciato. Ovviamente questo lo stiamo facendo ora con voi, ma può essere una tecnica, qui stiamo calcolando adesso solo una ricognizione dei contenuti, ma può essere una strategia per abordare in una prima fase del curriculum il trattamento delle informazioni, cioè abituare i ragazzi non solo a dare un peso e un senso al capoverso, cioè al valore, come dire, comunicativo del capoverso, ma nello stesso tempo a cominciare a vagliare e a sistemare le informazioni che esso veicola. E dicevamo che quindi l'ultimo capoverso è un ulteriore sviluppo di dettaglio in cui gli organismi marini possono ingerire microbi in diversi modi. Questo ha chiaramente di nuovo lancia un'informazione in senso cataforico, sviluppa il rema della ingestione attraverso la modalità, o come filtro, cioè con gli organismi filtratori, oppure con l'ingestione diretta. Insomma, se andiamo adesso alla slide successiva, questo lavoro può essere sistematizzato in uno schema ordinatore. Nella didattica per il trattamento delle informazioni di schema, gli schemi ordinatori sono molto interessanti perché permettono di visualizzare un determinato tipo di analisi delle unità tematiche mettendole visivamente in evidenza. Le linee tematiche che possiamo riscontrare in questo primo trattamento è quello della presenza della plastica in mare che abbiamo ritrovato in A1 e A4, delle microplastiche nella loro classificazione, nella loro descrizione e produzione in A2, A3 e infine il filo tematico della ingestione delle microplastiche che abbiamo trovato in A5 e A6. Lo stesso trattamento, io vado un po' veloce perché non ve l'ho detto all'inizio, ma vorrei muoverci su due fasi. Vorrei chiudere una prima fase ricognitiva e così aprire un po' di dibattito e di domande e poi riaprire una seconda fase rispetto alla produzione del testo di arrivo. Quindi andiamo velocemente all'altro testo. Qui la plastica nemica dell'ecosistema è tratto dall'Enciclopedia Treccani. Abbiamo detto questo è il capoverso di innesco tematico che ha, come dire, un andamento di tipo narrativo, se volete, cioè nell'estate 2010 una spedizione scientifica ha lascio gli elementi circostanziali dell'informazione, ha monitorato per la prima volta l'inquinamento nelle acque superficiali del Mare Nostrum. Quindi possiamo sintetizzarla in questo nucleo fondamentale. Nel secondo capoverso, nella slide successiva, vedete, attacca con la tematizzazione
continua il tema, cioè quella che nel primo capoverso era la spedizione scientifica diventa con un sintagma, il team, la squadra, resta il tema del primo enunciato del capoverso 2 e aggiunge come rema i dettagli di questa spedizione, ha percorso più di 1500 miglia prelevando e analizzando campioni dalle acque superficiali, eccetera, eccetera. Poi abbiamo una frase che tutto sommato è la frase di smistamento, è la frase, se volete, regista, perché parla dei risultati, inizia il percorso dei risultati pubblicati, mettono in luce un fenomeno allarmante, la presenza nel 90% dei campioni analizzati di microframmenti di plastica. Il tema, i risultati, sviluppa come tema derivato da un punto di vista semantico, ma anche mediato dall'enciclopedia del ricevente, perché è di contesto considerare i risultati come tema derivato dal rema precedente, perché il prelevare e analizzare campioni per inferenza implica che poi si analizzino i risultati. Quindi i risultati riprende e tematizza il lavoro di monitoraggio e continua poi successivamente con l'aggiunta di altre informazioni, una forma di inquinamento impercettibile, invisibile, in grado di mettere a repentaglio la biodiversità. E qui nella parte rematica si aggiunge un elemento che mette già in contatto questo testo con quello precedente, perché dice in grado di mettere a repentaglio la biodiversità locale e di avvelenare gli stessi esseri umani attraverso il passaggio nella catena alimentare. Evidentemente questo filo conduttore si aggancia a quello della ingestione delle microplastiche. E vado avanti, scusatemi perché ho già preso molto tempo. Andiamo anche qui la densità media sviluppa, è la linea informativa dei dati che per derivazione semantica e contestualizzazione, anche come dire, facendo appello all'enciclopedia, mediata dall'enciclopedia del lettore, perché la densità media dei residui plastici significa parlare di dati, quindi sviluppa e analizza e descrive i risultati di quell'analisi dei campioni, quindi si parla della densità media dei residui plastici e poi c'è un enunciato che chiude, se volete, fa il bilancio di questo percorso di analisi dei dati. Il rapporto parla di un Mediterraneo che rischia di assomigliare a una zuppa di plastica di cui si nutrono pesci, ecco di nuovo anche qui c'è il filo della ingestione, di cui si nutrono pesci e lo stesso plancton che si trova alla base della catena alimentare. Andiamo avanti perché vorrei chiudere questa analisi. Qui c'è una enunciazione impersonale che dettaglia, che specifica quanto detto precedentemente. Si va dalle tartarughe e dagli uccelli che quando non rimangono impigliati nelle reti abbandonate si nutrono di questi contaminanti. Questi contaminanti, vedete, è un incapsulatore, è una sintagma incapsulatore che rimanda su, che ha valore anaforico, non commestibili fino a morirne, per finire con i pesci e il plancton. Questa possiamo riformularla in modo da rendere evidente la continuazione del tema, tartarughe, uccelli, pesce e plancton si nutrono. Anche qui, se andiamo alla slide successiva, possiamo trattare i dati nello stesso modo che abbiamo visto prima. Quindi il filo tematico della spedizione scientifica, i risultati delle analisi come abbiamo visto e la minaccia dei microframmenti di plastica. Se andiamo alla slide successiva, possiamo collazionare e qui entriamo nella seconda operazione, cioè quello che abbiamo fatto fino adesso è quella che veniva definita nelle operazioni intertestuali la selezione in qualche modo, l'identificazione, la selezione e l'informazione. Evidentemente trattandosi di testi brevi la selezione gioca su poca quantità di informazioni cancellate. Qui cominciamo nella seconda parte delle operazioni,
e cioè quelle che riguardano proprio la trasversalità, il confronto per generare relazioni tra le informazioni. E ho messo in rosso, le prime tre colonne riguardano il testo A, le altre tre colonne riguardano il testo B, e con le etichette che abbiamo visto marcano le appartenenze. Abbiamo quindi i sei fili tematici ricavati: la presenza della plastica nel mare, le microplastiche, l'ingestione, la spedizione scientifica, i risultati e la minaccia. In modo molto abbreviato e sintetico ho riportato quelle frasi che sono state ricavate dall'analisi del capoverso. Però, come vedete, l'averle, come dicevamo, etichettate ci permette la ricontestualizzazione di quell'enunciato e quindi, se serve, anche il recupero di unità informative che sul momento non abbiamo preso in considerazione. Volendo andare ancora oltre, e qui arriviamo alla fase completa del lavoro di ricostruzione, possiamo ricavare una macrostruttura. Questa macrostruttura si può giocare su due macrotemi. Da un lato c'è la parte di resoconto dei dati, quindi dati sulla presenza della plastica nel mare. L'altro macrotema è quello delle microplastiche. È chiaro che se dobbiamo fare una scheda di riepilogo, come faremo, questi contenitori tematici possono essere messi sullo stesso piano e interpellati secondo l'ordine che decideremo. Ma se per esempio dobbiamo fare una relazione, nella relazione forse quei dati possono essere ripescati anche in modo più analitico. Se dobbiamo fare, che ne so, un reportage di denuncia su l'inquinamento da plastica, possiamo puntare su altri tipi di informazioni. Qui, insomma, è disporre di una sinossi, se volete, dei dati a disposizione per decidere poi, poiché abbiamo detto che la sintesi è un testo nuovo, dotato di una nuova struttura, di una nuova retorica e di uno scopo particolare, possiamo decidere dove andare a mettere più a fondo le mani nel ripescare queste informazioni. E questo lavoro di gerarchizzare i contenuti è ancora una volta un lavoro importante da un punto di vista didattico, perché serve a sviluppare negli allievi questa capacità, questa strategia di trattamento delle informazioni. Ovviamente tutto quello che ho trascurato fin qui, ma per esigenze di tempo, e poi infatti mi taccio, lascio anche alle vostre domande la dettagliamento di altre cose, è che tutto questo fa parte anche di una strategia, di un percorso che accompagna ovviamente la comprensione dei testi, perché abbiamo dato per scontato che espressioni come catena alimentare, biodiversità, plancton, siano espressioni da un punto di vista del livello lessicale che siano chiarite, già chiare, ma spiegate, chiarite agli allievi. E così anche la possibilità di focalizzare le frasi regista o le frasi tematiche essenziali all'interno dei capoversi è una strategia che va insegnata attraverso strategie di interrogazione del testo, attraverso momenti di riscrittura episodica appunto di quel capoverso, cioè fanno parte di tutto quel bagaglio di esercizio, di didattica esplicita della comprensione, che comunque ci immette già nel percorso della riformulazione dei contenuti. Io vorrei fermarmi qui perché vorrei dare un po' di spazio alle domande. Sì, mi sono fermata prima, Walter, perché ho paura altrimenti avevo deciso di fermarmi più avanti, però vorrei che la cosa emergesse un po' anche dalle domande. Ci sono domande? Nella chat no. E allora
Ma forse qualcuno vuole intervenire. Sì. Nessuno? Posso? Paola. Sì, così apro un attimo. Allora, ho trovato molto interessante quello che ha detto Anna Rosa. Noi ci siamo coordinate all'inizio, ci siamo coordinati col gruppo, eccetera. E poi però, essendo caduto il laboratorio, come nel progetto, non abbiamo fatto tutti i passi insieme che avremmo dovuto e potuto fare se avessimo dato seguito ai laboratori, no? E quindi adesso mi ritrovo col prodotto finito quando ne avevo visto soltanto un po' gli albori, diciamo, no? Allora, su questo prodotto finito l'ho trovato molto interessante, Anna Rosa, perché ho visto che nella prima fase, cioè quella in cui lavori i singoli testi, come dire, li lavori in maniera simile a come abbiamo fatto noi sul riassunto di un solo testo, no? Per esempio, tralasci, anche utilizzando la sintassi, per esempio, per individuare quello che è in primo piano e quello che è sullo sfondo, per esempio tralasciando i circostanziali, le relative appositive, eccetera, no? E quindi ci troviamo in piena sintonia. Poi però il tuo lavoro prosegue, perché il tuo lavoro è quello di mettere assieme più testi. E quindi ci sono molte altre fasi, dopo questa prima fase, che portano a questo lavoro. Quindi lo vedo proprio come un proseguimento del riassunto di un testo. Ma non è il riassunto di un testo, è un mettere insieme più testi. E quindi poi mi chiudo. Io direi che le fasi del tuo lavoro sono queste. Lo dico sinteticamente per vedere se sei d'accordo. Allora, come prima fase prendi un testo e lo lavori con la numerazione. Cioè lo numeri, e quindi hai i numeri primo testo, secondo testo, e poi con la numerazione interna, cioè utilizzando anche le lettere. Poi lo metti insieme in uno schema ordinatore che tu hai individuato in tutti e due i testi su tre fili tematici, penso che sia un caso, insomma. Poi quando hai fatto questo sui due testi separatamente, li metti insieme. Mettendoli insieme, e abbiamo anche i colori, non i colori ma le lettere, i numeri che mi dicono che è il primo testo, che è il secondo testo, vedi quali sono i temi comuni, e su questo hai utilizzato i colori, se non sbaglio, il rosso, giusto? E poi alla fine arrivi a costruire la macrostruttura dei due testi insieme. Queste sarebbero un po' le fasi, e, a parte che oltre al fatto che alla macrostruttura del testo singolo siamo arrivati anche noi, e quindi vedo un po' che si chiude il discorso. Quindi su queste quattro fasi, io ho individuato quattro fasi, secondo me si potrebbe lavorare su ciascuna di queste. Certo, cioè, alcuni studenti, cioè i piccoli magari potrebbero solo fare la numerazione di un testo, non so, sto pensando anche a un curriculum in verticale. Sì, sì. Ok. Sì, sì, sì. Basta, mi... Ok. No, grazie Paola. Sì, in realtà abbiamo visto una carrellata molto veloce delle cose che si possono fare, ma poi ci arriverò anche al curriculum. Le variabili sono varie, ma mi fa piacere che tu abbia focalizzato il fatto che sono fasi procedurali di un percorso di lavoro. E quando parliamo di questo, parliamo di una strategia fondamentale che non riguarda solo l'ora di italiano, riguarda tutte e trasversale a tutte le discipline, perché tocca evidentemente sia le abilità di studio, sia le abilità più direttamente linguistico-cognitive del trattamento delle informazioni. È un tempo importante da dedicare a queste strategie. Chiaramente
modulato e scandito secondo le esigenze di ogni ordine e grado di scuola, perché serve a dare agli allievi il senso di si crea come oggetto uno spazio cognitivo intermedio tra quella che è l'ideazione, cioè l'inventario delle idee a proposito di un argomento, il che cosa voglio dire, e la stesura del testo, l'elaborazione materiale. Questo spazio intermedio è qui, è in questa, direbbe Pallotti, giocare con le idee, no? Cioè il come articolare i rapporti tra le idee, perché se manca questo spazio cognitivo intermedio tra l'ideazione, la generazione delle idee e l'elaborazione del testo scritto, si passa cioè subito a scrivere, si ottiene in fondo quell'effetto che, per usare un modello conosciuto, Beraet e Scardamaglia chiamano dire ciò che si sa, mentre invece avere controllo di queste strategie procedurali, che adesso vedremo un pochino più in dettaglio, significa imparare a trasformare ciò che si sa, in questo caso trasformare quello che c'è nei documenti, nel dossier. La mancanza di questo spazio intermedio creato con queste strategie procedurali genera quell'effetto elenco, quell'effetto giustappositivo, quel procedere, che cos'altro posso dire? E nel caso della scrittura di sintesi genera quel problema del copia e incolla, del taglia e incolla, del patch writing, cioè del ricavare unità e assemblarle in modo piuttosto, come dire, inerte, senza un processo di rielaborazione e un progetto. Se andiamo per esempio alla... Possiamo andare avanti e indietro, Walter, se è possibile la slide 26, perché nelle strategie di trattamento delle informazioni, andiamo avanti, volevo farvi vedere un esempio di due tipi di trattamento. Walter, hai tolto la condivisione. Non si vede più, Walter? No. Adesso la rimetto, scusate. Sì. Stavo cercando la slide. No, allora lascia stare. Partiamo dalla 24. No problem. Perché volevo dire... arrivo. Ci vuole una capacità di non solo focalizzare e riconoscere i temi rilevanti nei vari documenti che abbiamo a disposizione, ma proprio perché dobbiamo scoprire le linee trasversali che collegano, secondo una serie di rapporti, queste unità tematiche, ci vuole però la capacità di ricostruire qualcosa ex novo, che non è più riassumere, perché lì lo schema era già dato. Qui si tratta di costruire un ordine e una distribuzione delle informazioni diverso in base a un nostro progetto, quindi è più difficile, ma questa fatica che si fa a ricostruire un piano progettuale diverso è proprio quello che si fa comunque quando si scrive un testo. Se manca questa strategia, c'è, chiamiamolo effetto elenco, effetto giustappositivo delle cose che vengono... cioè in cui l'ordine di generazione delle idee corrisponde all'ordine con cui le si scrive. Man mano che vengono in mente le si riscrive. Ok. Allora, ecco, questo va benissimo questo. Sempre con questi studi sulla scrittura di sintesi, sul discourse synthesis, sono stati identificati alcuni tipi di performance di scrittura che vanno da un minimo a un massimo di carico cognitivo e che sono stati osservati proprio nella produzione di studenti alle prese con questa attività. Ci sarebbe anche un quinto tipo,
che qui è il grado zero, potremmo dire, e cioè quando di fronte a n testi di un dossier l'allievo ne riassume uno solo, cioè non gestisce le strategie di collegamento, sceglie un testo ritenuto a suo giudizio più importante e lo riassume. E ricadiamo nel riassunto. Allora, da un minimo a un massimo si va dall'elencare le informazioni, in cui evidentemente si procede testo per testo, cioè si riassumono le informazioni contenute in un testo, nell'altro, se ce n'è un terzo, nel terzo, e quindi c'è una scarsa, una limitata attività di trattamento e di trasformazione delle informazioni. Oppure, in un passo successivo, c'è una strategia che assume uno dei testi come testo fonte, quindi come cornice. Vedete, c'è ancora la fatica a progettarlo ex novo un testo. Allora si prende uno dei testi, la struttura di un testo che si usa come cornice, e vi si incorpora mano a mano, sotto forma per esempio di citazioni, informazioni tratte da altri testi, in modo da come dire, organizzare sì un rapporto con le fonti, ma senza creare una nuova struttura concettuale, cioè senza creare un nuovo progetto testuale. Poi c'è una fase ancora più avanzata, che è quella di decostruire e ricostruire le informazioni. È in fondo quello che abbiamo fatto noi. Cioè si tratta di smontare la struttura tematica dei testi fonte e di ricostruire dei collegamenti. Noi l'abbiamo fatto mettendoci le etichette o colorando percorsi tematici analoghi, e questo rappresenta già una forma, se volete, di strategia più elaborata, in cui vengono ricercate le connessioni, vengono ricercati i rapporti tra i testi. E infine c'è la vera e propria esecuzione del compito, quello di sintetizzare le fonti, in cui cioè questa operazione di decostruzione e ricostruzione viene rielaborata in modo più consapevole, in modo più strategico, per produrre proprio un nuovo testo. Cioè un testo che abbia un suo statuto retorico autonomo e consistente. Per cui, se andiamo alla slide successiva, queste operazioni passano attraverso la capacità di selezionare sintetica e rielaborare sinteticamente le informazioni, fino appunto alla capacità di un'organizzazione retorica, e questa cosa avviene attraverso quella che possiamo definire la mobilità linguistica. Che significa? Significa che attraverso esercizi via via più graduali, cioè a partire da singoli paragrafi, da singoli capoversi, ci si abitua ad acquisire la capacità sinonimica, la capacità di trasformazione sintattica, cioè la capacità di acquisire repertori sintattici e lessicali che ci servono per riformulare i concetti in altro modo, e nello stesso tempo quindi esprimere uno stesso contenuto, una stessa idea, una stessa informazione in n modi diversi di poterli formulare. Nello stesso articolo che vi ho citato di Dario Corno, nella retorica de Regnum, l'insegnare a scrivere passa attraverso, diceva questo anonimo autore, limitatio e exercitationes, cioè c'è poco da fare, ci vogliono esercizi mirati che abituino, arricchiscano i repertori sintattici e lessicali, abituino i ragazzi, gli allievi, a manipolare i materiali linguistici. E quindi è questa mobilità che dà ai ragazzi, agli studenti, il senso della costruzione a più livelli, della costruzione scalare del testo. Ecco l'esempio che vi volevo fare nella slide successiva. Non creo ancora un testo, creo un paragrafo, un capoverso. Se mi posso creare un capoverso integrando
per esempio, i nuclei tematici in un nuovo tessuto informativo. Sto facendo quello che veniva definita l'operazione di decostruzione e ricostruzione. Ho smontato il testo A e il testo B, ho ricavato determinate unità informative e le rielaboro in questa sequenza. Le microplastiche, particelle di plastica di diametro lunghezza inferiore ai 5 mm, rappresentano una minaccia per l'esistenza di circa 350 forme animali acquatiche e terrestri, quindi ho abbinato l'informazione A3 con quella B3, quindi dal testo A al testo B. A causa delle ridotte dimensioni rispetto alle macro e mesoplastiche, eccetera, eccetera, e ho ripreso una frase tematica di A5, e poi aggiungo tartarughe, uccelli, pesci e plancton si nutrono di... Che cosa ho fatto? Ho costruito un paragrafo utilizzando i pezzi di quello che ho smontato, potremmo dire tra virgolette, dai due documenti, testo A e testo B. Notate bene che stiamo facendo un lavoro che già di per sé in una scala di rango basso di complessità, perché abbiamo due testi brevi e sono espositivi, quindi implicano un'attenzione allo sviluppo tematico, ma sono due testi brevi e sono due. Immaginate quello che può darci questo tipo di strategia di trattamento delle informazioni se dobbiamo consultare più testi anche di diversa tipologia. Ma siamo ancora in una fase, non del tutto finale. La fase finale, ma qui chiaramente la applico a questo segmento, perché dovremmo vederla proiettata su un testo nuovo. Un'altra fase per acquisire quella cosiddetta mobilità sintattica è la parafrasi sintetica di quel paragrafo, in cui per esempio da 63 parole posso ottenerne 42 e mi muovo su una scala molto minimalista, cioè sinonimi, revisione delle strutture sintattiche, ma rielaboro l'informazione secondo una mia strategia. In questo modo ho ottenuto una condensazione di quel paragrafo e ho, mi sono ulteriormente appropriato, le ho ridette quelle cose più a modo mio, anche se sono comunque dipendenti da quel linguaggio, perché essendo poi un linguaggio connotato da un punto di vista disciplinare, di biologia marina, è chiaro che non è che ci si può discostare troppo. Ma siamo sempre a un livello esercitativo, cioè di esercitazioni, di la costruzione cioè di una strategia procedurale. Se vogliamo spostarci oltre, dovremmo immaginare per quale tipo di testo voglio utilizzare tutte queste informazioni. Io ho pensato a una scheda di riepilogo perché è l'unica cosa che possiamo gestire qui ed ora, però come diceva giustamente Paola, se si trattasse di un laboratorio potremmo avere più disponibilità di tempo e di manipolazione per lavorare su testi un po' più ampi e un po' più articolati. Se andiamo alla slide successiva, immaginate di fare un lavoro di sintesi per una scheda di riepilogo, tenendo presente che la scheda di riepilogo può essere sia un testo continuo, fluente, ma anche un testo segmentato, e il fatto di essere segmentato è di per sé anche una difficoltà minore rispetto al testo fluente, ed è comunque un testo autonomo, un testo autoconsistente, ha una estensione testuale limitata, può far parte di uno schedario, e in questo far parte dello schedario significa che all'interno della propria organizzazione, se per esempio il medium è di tipo elettronico, digitale, può prevedere dei link, dei collegamenti tematici tra scheda e scheda. E poi in generale l'attività di schedatura è un'attività rilevante ai fini delle abilità di studio, cioè ci permette di organizzare, permette a un allievo, a uno studente di dotarsi per esempio di un dossier di documenti in vista di una
di un altro testo, ecco, di una, poniamo, di una tesina, di una relazione, oppure anche di un proprio archivio di argomenti che gli serve avere a portata di mano per scopi di studio. Allora, supponiamo di voler fare una scheda segmentata. A questo punto il lavoro da fare sarà progettare in che modo vogliamo segmentarla. Io ho pensato di segmentarla così, se andiamo alla scheda successiva, allo slide successiva, cioè con delle domande. Le domande che possono essere anche quelle domande che sottoponiamo ai ragazzi come strategia di interrogazione del testo. Quindi a partire dalle linee tematiche che abbiamo sviluppate nell'attività di ricognizione, poniamo che il titolo della scheda sia l'impatto delle microplastiche nell'ambiente marino, possiamo avere segmenti testuali, quindi non abbiamo un testo continuo, abbiamo segmenti testuali in cui però precipitano in qualche modo, vengono fuse unità informative che peschiamo all'interno di quei contenitori che abbiamo elaborato. Quindi che cosa sono le microplastiche? E qui abbiamo dei repertori a disposizione. Da dove provengono? Ecco, vedete, in questo caso, nel primo caso, abbiamo recuperato che le microplastiche sono di dimensioni inferiori rispetto alle dimensioni, non le avevamo recuperate, le recuperiamo qui, le dimensioni delle macro e delle mesoplastiche. E poi la genesi delle microplastiche, da dove provengono, quanto sono diffuse e perché rappresentano una minaccia. Questo è un esempio, ed è un esempio abbordabile in una prima, in una fase iniziale, perché ci danno, non caricano lo studente ancora dell'impegno cognitivo relativo a un testo più ampio e più articolato, e essendo segmentato il problema è proprio creare dei segmenti informativi. Se invece volessimo dare alla scheda... Scusa, Anna Rosa, posso chiedere una cosa adesso? Sì, sì. Tu questa proposta la vedevi, cioè questi ambiti tematici, già definiti dall'insegnante o messi i ragazzi nella... data loro il compito di individuarli, questi quattro in questo caso, ma in generale? Dipende dal percorso che stai facendo, ovviamente, perché se stai in una fase di costruzione di una strategia di ricezione ed elaborazione, sono domande che puoi mettere o addirittura all'inizio della lettura e ricezione, cioè le domande di preorientamento della lettura, cioè io ti sto orientando ad andare a cercare proprio questo tipo di temi e di informazioni, oppure sono domande che vuoi collocare a valle della lettura, come capacità di focalizzazione da parte del ragazzo dei temi, dei testi, ma che in una fase ancora più avanzata del percorso possono essere una sollecitazione rivolta agli allievi di costruire da loro queste domande, perché rappresentano quella fase metacognitiva in cui il ragazzo dice: ok, io quando ho letto questi testi ho avuto questo tipo di identificazione, individuazione di linee tematiche con cui si sviluppano quei testi, e allora per focalizzare, per evidenziare quali sono, le pongo sotto forma di domanda. Cioè, il porre domande è uno strumento didattico che si colloca in una qualsiasi fase del percorso didattico. Cioè, perfetto, tu puoi prenderla appunto all'inizio, durante... Sì, a me interessava soprattutto appunto l'ultimo aspetto che hai detto, cioè chi le fa le domande, e quindi che proprio per quello che ormai vogliono dire le domande per un ragazzo che sta nella scuola da un sacco di anni e che ha capito che sono domande finte, insomma, e quindi toglierlo da se gliele poniamo noi in qualche modo. Quindi dargliele noi mi ha sempre poi portato ad avere aspetti, cioè risultati che non sono quelli che i ragazzi potrebbero avere nel momento in cui, più difficile però, vengono messi al centro loro.
chiaramente a quel, io sto sempre figurandomi come questa cosa può essere realizzata in classe, per cui vedo i lavori comunque in gruppi dove poi alla fine loro confrontano e poi si può arrivare anche a una definizione di ambiti comuni, però perché qualcuno può vedere alcuni aspetti, cioè il cosa, il dove, la pericolosità, certo. Qualcuno ne vede altri e certo. Poi si mettono insieme. Ecco. Certo, evidente. Direi che qui, essendo in fase produttiva, queste quattro domande hanno semplicemente una funzione retorica. Cioè, supponiamo che io dico ai ragazzi che hanno già imparato a strategie di trattamento delle informazioni, ragazze, per un blog, per un sito, per qualcosa che abbia un impatto immediato su chi vuole sapere qualcosa sull'impatto delle microplastiche, come pensate di redigere, di elaborare un testo breve? Ecco, la strategia retorica per terzi, per altre persone che fruiranno di questo testo, può essere quella di mettere le domande e rispondere accanto. Quindi qui è proprio un discorso di controllo di una strategia retorica per elaborare una scheda breve, un testo breve. Ma chiaramente alle spalle queste domande ci hanno tutto il lavoro che si dovrebbe fare nel percorso didattico di trattamento delle informazioni. Qui sì, i ragazzi sono i destinatari appunto dell'intervento. Se la scheda invece vuole essere più elaborata, più fluente, non così segmentata, deve allora entrare in quell'ottica in cui è opportuno organizzare per esempio una scaletta, è importante sempre nell'ottica delle quali strategie retoriche decidere come cominciare, come svilupparla e come concluderla e per esempio allora qui adesso non facciamo proprio tutto il caso, ma io ho pensato di darvi solo un esempio di come abituare ragazzi a delle strategie retoriche di apertura di un testo. Allora, se andiamo nella slide successiva, si può iniziare con la citazione di un dato, per esempio. Posso prelevare un dato e posso dire uno studio condotto su bla bla, e allora a quel punto, se inizio con la citazione di un dato, mi sono già, per quello che dicevamo all'inizio, creato, dato l'incipit, un inizio di percorso tematico sui dati, sui dati di ricognizione della plastica nel mare, e deciderò poi appunto secondo la scaletta come voglio sviluppare questo testo, perché qui sto parlando di un testo continuo che quindi deve avere una predeterminazione della distribuzione delle informazioni, oppure posso iniziare con una frase tematica, topica, che introduce la questione a causa delle ridotte dimensioni bla bla bla, oppure con la domanda. Diciamo, queste sono strategie che vanno bene anche per articoli, se volessi scrivere un articolo, no? da questi testi. Per esempio con una domanda che riprende quella metafora e dice: perché il Mediterraneo rischia di somigliare a una zuppa di plastica? Allora qui avvio un percorso che mescola sia i dati quantitativi, informativi, sia la pericolosità, come dicevi prima, delle microplastiche. Perché un punto importante è allenare sempre i ragazzi che l'inizio non è neutro. Io con l'inizio decido già quali saranno gli snodi del mio discorso futuro. E su un piccolo set di unità informative, come in questo caso, loro lo vedono meglio, perché hanno più sotto controllo tutte le pedine del gioco. Se io gli faccio percepire che loro hanno costruito nella tabella le pedine di un gioco, e che il modo con cui le riorganizzeranno, magari riformulandole a modo loro, dipende molto da come iniziano, e gli ho già dato un pezzo fondamentale di strategia testuale, di organizzazione delle informazioni del testo, in questo modo. Però appunto è chiaro, qui ci stiamo muovendo su un esempio che tiene conto di due testi, ripeto, laddove la casistica implica anche la presenza di più testi. Però lavorare così su testi di breve all'inizio, su testi di breve estensione, e
quindi su una disponibilità di pedine di un gioco informativo limitato, li abitua a valutare gli effetti delle scelte che fanno. Perché io potrei anche arretrare il grado di complessità, perché all'inizio potrei anche abituarli a elaborare un testo sintetico a partire, per esempio, da una cartina geografica, quindi da un testo iconografico, e da un testo verbale, un testo continuo, e a sintetizzare in una scheda o in qualche altra cosa la lettura che si dà e le informazioni che dà la cartina geografica. Insomma, l'importante è avere a disposizione per il docente, per l'insegnante, un ventaglio di opzioni in cui l'ordine deve essere quello di una costruzione, di una competenza procedurale, come abbiamo molto sommariamente indicato, che li conduca appunto passo passo nel trattamento delle informazioni. La strategia degli schemi ordinatori è quella che li aiuta a smontare e a mantenere memoria di quello che hanno fatto, cioè di che cosa hanno identificato. Il curriculum, allora se andiamo alla slide successiva, credo. Scusa Anna Rosa, c'erano anche delle altre domande in chat, e anche Vittorio che voleva intervenire. No, ma se vuoi lo facciamo alla fine. Allora facciamo così, concludo rapidamente e datevi ancora un 6-7 minuti, concludo rapidamente e poi passiamo al confronto. Sì, quanto vuoi. Benissimo. Okay. Allora, i criteri sono questi, chiaramente, l'avevamo cominciato a individuare. La quantità, cioè come costruisco in crescendo il curriculum. La quantità delle fonti e la loro estensione, la loro tipologia. Quello che chiedo nelle consegne, quale impegno cognitivo, cioè quante cose chiedo di fare nelle consegne di lavoro e il grado di elaborazione, di complessità del testo d'arrivo. Non a caso noi abbiamo cominciato con una scheda di riepilogo che può essere anche bella così, tutta segmentata, non continua, quindi richiedere un'attività progettuale non troppo complessa, ma si può arrivare verso forme più complesse di progettazione. Ancora più, se focalizziamo ancora più da vicino questa cosa del curriculum, nella slide successiva possiamo vedere delle linee di sviluppo, e cioè quali procedure chiediamo. Quindi, per ritornare anche a quello che diceva prima Paola Marinetto, prima dei momenti autonomi, cioè passo per passo esercitiamo una fase e poi via via queste fasi diventano sempre più integrate tra di loro, cioè meno staccate, più ricongiunte. Poi i tipi di compiti che chiediamo, che dipende ovviamente anche dalla tipologia delle fonti, perché le fonti possono variare, dicevamo, per estensione dei documenti, per la variazione semiotica, cioè se abbiamo testi iconografici accanto a testi verbali, per generi testuali o addirittura anche per punti di vista. Se per esempio su un topic controverso mettiamo due testi argomentativi che sostengono tesi contrastanti. Le consegne e quindi, dicevamo, i prodotti testuali. Vorrei concludere con un esempio. Se andiamo ecco, nelle prove di esame di scrittura delle scuole europee, scuole europee sono una serie di scuole disseminate in vari paesi europei, che nacquero per i figli di tutto il personale delle istituzioni europee, che adesso hanno un'estensione molto più estesa. In Italia ce ne sono tre, che io sappia. Una è a Varese, una è a Parma e una è a Brindisi. Allora, la prova BAC, cioè la prova scritta di italiano nelle scuole europee, quelle italiane, ha questi snodi essenziali. Un'analisi testuale mirata, che parte proprio dal confronto dei documenti, dei temi testuali. Il carattere procedurale, perché è scandita in due fasi. Adesso vi faccio vedere le consegne. Cioè una fase di sintesi che mette in luce i temi a confronto e tra un testo letterario e un testo non letterario. E poi una fase di scrittura di un breve saggio argomentativo, e quindi il tema della intertestualità.
La consegna delle prove italiane di scrittura nelle scuole europee è questa. C'è una parte 1 in cui si chiede di leggere il testo letterario, in questo caso era, questo è il BAT dell'anno scorso, una poesia di Eugenio Montale, si chiamava I Nascondigli, e quello non letterario di Recalcati. Recalcati scriveva sul problema dell'elaborazione del lutto. Chiedeva di individuare i temi, o anzi il tema in comune di questi due testi, e di elaborare una sintesi di circa 200 parole. Sulla base di questo confronto tematico, gli si chiede di elaborare un saggio interpretativo argomentativo in cui ritorna però questo confronto tra i due testi, gli si danno indicazioni rispetto alle operazioni da fare e come vedete quella che è la sintesi come prodotto condensato, una dei primi, come abbiamo visto all'inizio nella definizione, la sintesi come prodotto compresso e condensato che serve a nucleare i temi, diventa poi progetto per un vero e proprio testo, in questo caso di un saggio interpretativo argomentativo. Gli esempi che volevo darvi di coppie di testi che sono stati affiancati sono per esempio quello uno di Dino Buzzati, Qualcosa era successo, tratto dai 60 racconti, e l'altro di Umberto Galimberti, L'angoscia primordiale dell'imprevedibile, in cui il tema della paura è in qualche modo messo a confronto nei due modi diversi in cui vengono declinati nei due testi. Tra l'altro il confronto prevede anche il confronto sulla letterarietà, tra virgolette, di uno dei due testi e la non letterarietà dell'altro testo. O ancora, l'altro per esempio era una poesia, credo, di Sabba, Ulisse, e quella prefazione di Claudio Magris all'Infinito Viaggiare sul tema appunto del viaggio. Insomma, qui siamo a un livello, come dire, più complesso, i testi sono sempre due, ma abbiamo una variazione, se volete, di generi testuali più complessa, che rende l'operazione più complessa, ma che costringe prima di tutto a parlare, ad organizzare l'argomentazione del saggio sulla base dell'analisi testuale. Annoda i fili dei due testi sulla base proprio, perché i ragazzi non hanno lo devono scoprire qual è il tema in comune, lo devono ricavare loro, e quindi li costringe a fare un lavoro di ricognizione e di selezione di quali sono i dati rilevanti, perché nel corso del saggio argomentato possono anche evidentemente citare passi come citazioni, passi dei due testi a conferma di quanto sostenuto. Questo per dire che cosa? Che la scrittura di sintesi, insomma, è un ventaglio che può rappresentare, se volete, il curriculum di scrittura nella scuola. Può rappresentare proprio la falsariga con cui si costruisce la competenza di scrittura e che collega utilmente la lettura e la scrittura, quindi fa un servizio anche alle abilità di studio, di ricezione, di elaborazione delle informazioni, e costringe, come dicevamo prima, i ragazzi, insomma, a elaborare quello che abbiamo definito uno spazio intermedio di elaborazione, uno spazio cognitivo che renda a loro esplicito il gioco che si fa fare, l'organizzazione, il modo con cui vengono gestite le idee che hanno, attraverso una strategia che renda il tutto coerente rispetto al testo d'arrivo. Cioè, utilizzando sempre lo schema di Bereiter e Scardavaglia, il che cosa voglio dire, non basta sapere che cosa voglio dire, ma devo anche sapere come lo voglio dire in funzione della struttura d'arrivo del mio testo. E in questa prova, per esempio, in questo tipo di prova d'esame si vede in modo molto, molto, molto esplicito. Alla fine, va bene, c'è una bibliografia di massima e comunque io avrei finito, ecco.
Benissimo, grazie mille. Allora, forse possiamo recuperare gli interventi precedenti. Io chiedo solo una cosa, quanti anni hanno i ragazzi che devono fare queste prove? Questa sono è una tutti... maturità. Maturità, sì. Sì. Ok. Allora, si era prenotata Vittoria per un intervento, poi vedo una domanda fatta da Marta e diversi piccoli interventi di Federica Ciampani, che forse li può raggruppare. Intanto queste tre persone, se vogliono ancora dire qualcosa. In che ordine procediamo? Non so, partiamo forse da Marta, vuoi... No, era solo una osservazione su quella bella slide dove si vedevano i livelli, diciamo, dall'elenco al testo più raffinato, che può essere inteso, cioè stavo pensando per, sia didatticamente, può essere anche fatto vedere all'alunno, certo. Perché sappia, perché delle volte gli alunni non sono ancora in grado di produrre un buon testo, però possono ragionare sui limiti di ciò che hanno prodotto, ecco, quindi forse vedendo sì, quella bene. Scheda così, adesso semplificata ovviamente, pensata come strumento, potrebbero avere un orizzonte verso cui muoversi, orientarsi nella, anche nella produzione, perché è un lavoro, beh adesso io insegno alla scuola secondaria di primo grado, quindi questo è un lavoro che non penso che potrei proporre, però in prospettiva quella slide lì mi era molto piaciuta perché può essere sia vedere dove sono i limiti del testo prodotto, ma anche potrebbe essere orientante, ecco, era solo una considerazione, non era una vera e propria domanda. Ecco, questa slide qui, esatto. Benissimo. Federica, vuoi dire qualcosa ancora oppure no? Non la sento, non la vedo. Allora magari passiamo a Vittoria intanto, dopo se vuole può intervenire. Sì, io ci sono, sono qui. Beh, intanto grazie a Anna Rosa per questa bellissima, bellissima lezione, in effetti. Volevo intervenire già a metà del tuo intervento, quando c'è stata la pausa delle domande, perché mi pareva che lì ci fosse... come dire, un punto fondamentale e sulla quale quindi ti interrogo nel senso che mi chiedo che cosa ne pensi evidentemente. A me è piaciuto molto quella macrostruttura catturata, messa insieme catturando le informazioni e gli enunciati dei due testi, devo dire, perché mi è sembrato un passaggio fondamentale per arrivare ad un unico testo. No, no, questa anche, ecco, già questa, secondo me, contrariamente a quello che pensava la giovane insegnante, su testi semplici penso che si potrebbe fare tranquillamente in una terza della scuola prima della scuola secondaria di primo grado, con testi anche simili come complessità a quelli che hai esemplificato tu. Però l'altra soprattutto in cui voglio dire, eccola qua, credo che queste due siano fondamentali non solo come dici tu perché gli studenti si rendano conto del passaggio cognitivo che è a loro richiesto, questo è uno dei problemi fondamentali, che cosa? Ma soprattutto nella scheda precedente si rendono conto di quali dati hanno a disposizione come elemento, perché poi quando vanno a ricercarli nel testo di partenza si perdono sempre, smarriscono, hanno gli elementi e lì si rendono conto che c'è un altro testo che può orientare in tante maniere diverse. Quindi volevo proprio sottolineare come questi elementi, mentre devo dire che dal mio punto di vista trovo problematica la scheda che tu hai detto segmentata con le domande, perché si ricade nel gioco delle domande e il gioco delle domande è un gioco, come anche evidenziava
Elena Martinelli, che è pericoloso, cioè pericoloso nel senso che rispondo a domanda, mi è sufficiente trovare l'informazione per la domanda, mentre le tue macro avevano invece questa apertura grande al testo, apertura grande al nuovo, al testo nuovo che viene fatto, che è uno dei punti che hai sottolineato. Volevo aggiungere un'informazione sul tema proprio. Due giorni fa Radio Trescenze riportava un studio olandese che ha dimostrato come le microplastiche sono già entrate nel sangue umano di alcuni elementi, di alcuni individui che loro hanno analizzato in un'università olandese. E quindi voglio dire, ci sarebbe il fatto di, per dire, se dovessi con i miei studenti lavorare su questo fatto, ci sarebbe il fatto di cronaca, l'articolo giornalistico, la notiziola, attraverso il quale poi ricostruire, no, tutta una materialità e una informatività che viene da questo testo come elementi. L'altra cosa che sottolineerei, perché mi è sembrata che fosse stata data un po' affrettata, forse non affrettatamente, ma forse gli insegnanti dovrebbero farci un po' più di attenzione, è quel numerare i testi di partenza, numerare le informazioni di testi di partenza, che sono utilissimi per costruire quelle mappe, evidentemente, e capire i testi, ma che richiedono un lavoro molto, molto approfondito, molto dettagliato, perché lì si gioca buona parte poi di quello che verrà. Ecco, e quindi era per sottolineare come mi erano piaciute molto, perché lì veramente c'era il passaggio, come tu hai detto, dai testi dati a quello che invece era un nuovo testo. Da qui si comincia a scrivere una cosa nuova. Ecco, quel passaggio lì mi sembra un passaggio che in una scolarità un po' più elevata questa volta, ma già nel biennio, debba essere esercitato, ma anche già nella scuola secondaria, cioè il fermare lo studente nel momento in cui dice: bene, adesso quei due testi là ci sono, qui ci sono i tuoi dati, a partire da questi dai che costruiamo una cosa nuova. Ecco, è la prima volta ed è il momento, motivo anche per cui, che questa cosa viene, come dire, visualizzata, fatta capire, no, i dati sono quelli, è da lì che si parte per costruire qualcosa di nuovo, e mi era piaciuto molto. Posso intervenire o ci sono altre domande? Io volevo... No, prego. Io ritengo che l'importanza della contestualizzazione di certe operazioni nel curriculum didattico sia fondamentale. Non si sente più. Forse c'è un problema di connessione. Utilizzare in base agli scopi che si propone. Cioè, intanto le domande abituano a guardare il testo da più punti di vista e a più livelli, perché come dire, il quadro di riferimento dei questionari INVALSI o XePISA ci hanno abituato a capire che le domande servono a localizzare le informazioni, a fare inferenze, a cogliere il senso globale, a fare una serie di operazioni sul testo in cui ci si deve muovere dal testo dall'alto al basso, no? Top down, bottom up, cioè è una strategia di lavoro intratestuale. E già questo è moltissimo, quindi è importantissimo. Già, se vogliamo immaginare la gradualità, la capacità di leggere e riassumere un testo è una cosa che va sviluppata. Stiamo dicendo una cosa rivoluzionaria, perché il riassunto, essendo sempre inteso come qualcosa di strumentale, si limitava alla consegna: riassumi il testo X, come se poi la capacità di riassumere fosse qualcosa di già dato nelle competenze dell'allievo.
Ma tutto quello che è passato dagli anni 80 in poi ci ha insegnato che invece che no, a riassumere si deve insegnare. E stiamo parlando di un'attività basica, alla base di tutta una serie di lavori che si fanno proprio per impiantare la capacità di studio, le abilità di studio, ma nello stesso tempo di servirsi di una scrittura funzionale che a sua volta serve a prepararsi, a elaborare i contenuti. Quando ci siamo spostati dal riassumere al sintetizzare, è chiaro che abbiamo fatto un salto molto forte, cioè abbiamo oltrepassato quella capacità di fare un trattamento intratestuale su e giù e abbiamo inserito un altro movimento che è orizzontale, cioè è un movimento intertestuale che con le stesse anche strategie ci davano Van Dijk, Kinch e Van Dijk, ma aggiungendone altre, abbiamo, come dire, focalizzato qual è il problema della gestione di più testi. Questa cosa, questa attività è oggi dentro la nostra cultura. Noi ci muoviamo in internet, ci muoviamo in un mondo che è stato definito frammentario, no? In cui l'informazione è frammentata, la granularità del testo digitale è un po' una sfida a quel paradigma nostro di testualità e quindi è oltremodo necessario abituare i ragazzi a ricondurre questa frammentarietà, questa parcellizzazione dei dati informativi a ricavare un senso unitario da quello, a selezionare prima di tutto, a valutare e selezionare e a ricomporre per i loro scopi un senso unitario. Quindi da questo punto di vista credo che la scrittura di sintesi sia fondante, perciò insisto sul problema dell'organizzazione curricolare. Poi tutti gli strumenti sono necessari, il problema è imparare a piano piano a dosarli e a gestirli. Ritornando alle domande, in quell'esempio che ho fatto della scheda segmentata, le domande facevano parte del testo, cioè, ripeto, non erano non erano domande rivolte all'allievo per fargli scrivere il segmento, erano parte integrante, erano parte retorica di una scheda, cioè, come dire, ragazzi, immaginate quali possono essere le domande cruciali, importanti, strategiche, per far cogliere a un terzo, a un altro lettore che non siamo né io né voi, quello che c'è scritto, quello che si deve sapere su un certo argomento. E non è, mi rendo conto che non è una competenza di poco conto, perché implica una competenza di tipo, una strategia comunicativa non banale. Però ecco, queste cose sono graduabili. Quel modello che voi avete giustamente rilevato, quello cioè dei diversi tipi di performance, dall'elencare all'incorporare, al decostruire fino al sintetizzare, quelli sono stati ricavati dagli studi che si sono fatti sul campo, cioè sul comportamento. Sono profili ricavati dai comportamenti medi di studenti. Il profilo più frequente è quello dell'elencare, cioè le informazioni vengono riassunte mano a mano, si prende il testo A e si ricava un riassunto, poi si aggiungono quelle del testo B, eccetera, eccetera. Perché se non si insegna una strategia di trattamento non si ottiene quello che si vuole. Quindi lo sforzo, e mi rendo conto che questo è un territorio, secondo me, in cui c'è tanto lavoro da fare dal punto di vista della ricerca didattica. C'è molto lavoro da impostare e da verificare sul campo. Perché, Elena, è vero che quella scheda lì è o non so se eri tu o un'altra collega che diceva, cioè certe cose non si possono ancora fare nella scuola media, no? Nella scuola secondaria di primo grado. Io direi dipende da quelle variabili che abbiamo visto, cioè dipende
dal tipo di testi che sottoponiamo e dal tipo di lavoro che chiediamo, perché già se richiediamo di elaborare uno schema ordinatore, no, elementare, in cui si estraggono le unità tematiche, le unità informative essenziali e le si colloca con una etichetta, già questo è un lavoro importante. Ecco, già questo è un lavoro importante. Senza che si arrivi in un primo, perciò dicevo possono essere fasi autonome all'inizio, senza che questo necessariamente conduca all'elaborazione di un testo finale. Lo farà in un secondo momento, in una seconda volta, perché già l'aver ricavato elaborazioni sintetiche come i macrotemi, dati sulla presenza della plastica a mare, la minaccia delle microplastiche e via discorrendo, già questo è un esercizio di sintesi, perché significa dare un titolo, diciamo, dare una, come dire, una definizione tematica a un gruppo di informazioni. E questo è un esercizio che viene fatto non solo come riassunto, ripeto, dall'alto verso il basso, ma anche in senso trasversale. E questa ginnastica è utilissima, insisto, perché abitua i ragazzi e le ragazze a considerare un testo non come una, come dire, un ordine meccanico che resta così immutabile, ma qualcosa che può essere smontato e rimontato a secondo dei percorsi di senso. Ripeto, la condizione per cui anche un ragazzo, uno studente di scuola media, nel costruire una piccola relazione, nel costruire, che ne so, una ricerca che il docente gli ha assegnato su un determinato argomento, magari con fonti che gli vengono date con fonti che lui va a cercare e le va a cercare su internet. Se non c'è un lavoro di questo tipo, insisto, il risultato che ci si può attendere, probabile, è quello di un accostamento di dati ricavati, ritagliati e non trattati, presi un po' dappertutto. Quindi è una ginnastica, se volete, di tipo proprio cognitivo, logico-cognitivo, questo tipo di lavoro. E chiaramente è un territorio aperto, perché è un territorio, come dire, da percorrere, perché le variabili sono moltissime. Quella prova che vi ho sottoposto, quell'esempio di prova d'esame, è chiaro che alle spalle prevede questa consegna, che evidentemente può sembrare piuttosto non è che può sembrare, è impegnativa, ha alle spalle un curriculum in cui ai ragazzi sono stati intanto hanno un curriculum, per esempio, dico giusto per fare un esempio, di letteratura che procede per temi, quindi è un curriculum impostato da un punto di vista tematologico, non di storia letteraria. E poi leggono accanto ai testi letterari anche i testi di saggistica e di altro tipo. Quindi già questo a monte c'è una base diversa. Ma è un addestramento continuo all'analisi testuale. Quindi, insisto, dipende dai percorsi che ci sono alla base, dai percorsi che sono stati fatti all'inizio. Molto si può fare partendo dall'esperienza che ormai si è già accumulata a partire dal riassunto, dal riassumere. Cioè il riassunto ci ha dato già una pista nel generalizzare, nel cancellare e nel ricostruire. Ma come abbiamo visto, nella sintesi c'è qualcosa ancora di più da fare. Non so se Elena volevi intervenire come iscritto. Sì, era proprio su questo. Era proprio su questo. Non ero intervenuta io prima, anzi, io stavo proprio considerando questa possibilità di lavorare su più di un testo, addirittura con i piccoli, perché comunque dipende, cioè mi sono resa conto che
La scelta anche del testo fa molto la differenza in un percorso di addestramento, cioè ci sono dei brani, per quanto brevi, che non si lasciano riassumere e altri che vorresti farti incominciarti di sopralletto, insomma, perché finalmente hai trovato i connettivi giusti, bisognerebbe davvero fare una banca dati dei testi in cui la progressione tematica è adeguata a quella fascia d'età. Dopo si può anche lavorare con testi mal costruiti o difficili. Però stavo considerando che quello che tu hai proposto non solo si può iniziare a proporre su cose davvero brevi e semplici, ma anche alla media, ma qualcosa si può fare anche con i più piccoli. Si tratta però di dottoressa Sofia aveva parlato della concretezza. Io parlerei proprio della possibilità di manipolare, cioè si deve cominciare anche a fare un cartellone grande con il testo messo e puoi tagliare il pezzo, puoi e prenderli e spostarli, puoi lavorare con i post-it e fare, non so, quelli gialli e quelli blu, quelli rotondi, perché non lo so, nel senso, i ragazzi anche alla scuola media hanno bisogno di materialità, perché le parole e anche questa, diciamo, apparente sequenzialità, cioè sembra come i maglioni fatti a maglia di una volta, cioè che tu prendi da una parte potresti disfarlo il testo, ma non è vero che è fatto così, cioè è un'illusione, per cui trasformarlo in quello che davvero è. C'è una serie di pezzi che si incastrano, si ripropongono, puoi spostarli, puoi girarli e farlo davvero proprio con cartoncini, con forbici, con pianificazioni diverse, cioè con un cartellone in cui strutturi il testo semplicemente attaccando i pezzettini, quelli che tu hai messo insomma nello schema. Cioè, c'è ancora un grande valore nel toccare con le mani e spostarli, soprattutto quando la cosa è difficile, perché questa è comunque più difficile. Cioè, dobbiamo abbassare il livello di astrattezza se vogliamo approcciare un lavoro del genere, che se comincia da piccoli diventa poi un curriculum. Quindi io non vedo... anzi, vedo i ragazzini delle elementari con cui abbiamo lavorato ancora e hanno un entusiasmo, sono ancora abbastanza liberi rispetto alle strutture che la scuola poi magari riesce a bloccare, che se scegliamo i testi giusti, le operazioni giuste, non eccediamo nelle operazioni cognitive, ma le separiamo, quindi capiamo quali step fare, davvero può essere il percorso unificante come hai proposto tu. Mm-hmm. Anche perché le produzioni sono corte alla fine e se ne può parlare. Di produzioni di 3 pagine non puoi parlarne. Mm-hmm. Questo era. Certo. Condivido in pieno. Altri interventi? Sì. Ha centrato Elena proprio il punto più importante. È fondamentale la scelta dei testi. Se tu metti a confronto, parti subito con, che so, un testo espositivo e uno narrativo e fai trovare chissà quali operazioni di fusione, lì è chiaro che si perdono. Ma se tu metti 2 testi espositivi di media lunghezza, di media complessità, fai segnalare e individuare i passaggi, poi aggiungi anche 3 testi, e riuscire a manipolarne anche 3, però di media lunghezza, di media complessità, in cui la comprensione sia abbastanza ridotta rispetto al prodotto, all'obiettivo che hai tu, che è quello di far scrivere e far rilevare i punti di connessione, è fondamentale che il lavoro venga fatto con selezioni attente. Questa è la cosa che fa la differenza. Assolutamente, certo, certo. Scusate un secondo.
In realtà, ma qui sta poi il lavoro dell'insegnante, cioè io dico, perciò dico c'è un grosso lavoro da fare, perché si tratta di collaudare, gli esempi che faceva Elena prima erano proprio perfetti, cioè si tratta di collaudare il dosaggio delle operazioni, e io sono d'accordissimo che all'inizio si deve dare proprio materialità al testo, cioè il testo deve essere visto nella sua plasticità, scomponibilità, ricostruibilità, perché è quello che dà il senso della, come dire, di come si costruisce il filo di un tema, di un'unità di contenuto. Ma qui io penso che il lavoro da fare è proprio quello di ricercare percorsi, fasi di lavoro, collaudarle, e quindi dare a noi docenti, ai docenti che ci devono lavorare nei vari gradi, il tipo di organizzazione del lavoro didattico. Tra l'altro c'è anche un altro problema, che quando si parla di competenze di strategie procedurali, poiché sono cose che richiedono tempo, la bravura sta nel intesserle in modo proficuo all'interno del curriculum complessivo, cioè sempre meno farne momenti altri, no? Ma farle entrare in qualsiasi fase possibile del lavoro didattico, sia che si stia facendo storia, che si stia facendo possibilmente anche in altre discipline, scienze, cioè che si faccia questo lavoro di tipo cognitivo, di strategie cognitive, nel modo più trasversale possibile e capitalizzando vari momenti, perché altrimenti se le cose si fanno come momenti staccati, l'ora di, alla fine poi si viene, come dire, dominati dal problema della gestione del tempo in termini di oneri, tra virgolette, fiscali, cioè le verifiche, le interrogazioni o altro. Cioè, bisognerebbe familiarizzarsi con queste procedure in modo da renderle sempre più innestate dentro l'iter didattico. E questa, come dire, questa fluidità richiede prove, bisogna provarci, bisogna elaborare materiali, bisogna creare modelli di lavoro. Perciò dico, è tutto un lavoro da esplorare e da fare ancora. Devo solo aggiungere una cosa, gli aspetti psicologici di questo lavoro sono enormi, è un osservatorio privilegiato, la scrittura di sintesi, che permette di capire all'insegnante il livello di acquisizione cognitiva dei ragazzi. Tu sai benissimo se sanno isolare i temi, se sanno individuare le informazioni tematiche fondamentali, se sanno utilizzare i connettivi, se sanno paragrafare il testo e individuare i blocchi di testo. Sono tutti indicatori che ti fanno capire il livello a cui sono arrivati i ragazzi. Quindi, specialmente nelle fasi in cui la dimensione evolutiva è più forte, per esempio nella media o anche nel biennio, tu lì hai veramente la possibilità, dando questo tipo di esercizi, di capire il livello a cui sono arrivati, e ti è molto utile per poter dare gli strumenti per intervenire. Ecco perché è un campo, è un osservatorio privilegiato la scrittura di sintesi. Certo. Posso dire una cosa? Siccome la discussione ha preso proprio questa piega, è una cosa che volevo dire da un po' e adesso sono più rafforzata nel dirlo. C'era l'idea di preparare i laboratori, no? E io mi ero messa già un po' nell'idea di preparare il laboratorio per quinta elementare, prima media, insomma quello più basso di scolarità, no? E non era facilissimo, perché naturalmente sono attività difficili. Allora,
Lo dico perché è una cosa concreta, simile a quelle che ha detto Elena prima. Pensavo questo, e fra l'altro il suggerimento l'avevo preso indirettamente proprio da Anna Rosa nel sito, da quei materiali del sito dell'Indire, in cui lei utilizzava, come ha anche detto, accennando molto velocemente adesso, un materiale iconografico, no? Allora io pensavo per i bambini piccoli, allora pensavo di utilizzare questo, è per dimostrare, poi non so se l'avrei fatto, ma insomma è per dimostrare che forse questo percorso, semplificando alcune cose, si potrebbe già cominciare quando sono piccoli, no? Pensavo di utilizzare un'immagine del panda, di un panda con tutte le sue macchie nei vari punti, e un testo di descrizione del panda facile, preso da un giornalino per bambini, insomma, e poi un altro testo sul panda un po' più complesso. Ecco, allora, prendendo appunto da Anna Rosa l'idea di affiancare ai testi all'inizio, soprattutto ai testi scritti, ai testi anche dei testi iconici, pensavo se si poteva costruire un laboratorio così, cioè mettere i ragazzini piccoli, insomma quinta elementare, di fronte a un'immagine del panda e a una descrizione verbale del panda, e cominciare a collazionare, a mettere insieme due testi di questo tipo. Credo che dovremmo cominciare a pensare di lavorare in questo modo, insomma, prima semplificando molto le cose, però con questi processi cognitivi, stimolando questi processi cognitivi che mettono insieme testi diversi. Okay. Basta interventi o qualcun altro? Io su questa cosa volevo solo aggiungere prima, proprio piccolissimo, sempre pensando ai piccoli, sempre pensando agli esempi, cioè nel senso come tu enuclei l'informazione, che i disegni possono sostituire in qualche parte il testo. Cioè nel senso qui si parla, non so, per quel che riguarda del pericolo, posso mettere il segnale di pericolo. Quindi usare i disegni come simboli di unità tematiche. Bene, vedo che anche Agostino vorrebbe intervenire. Sì, mi ha stimolato l'ultima parte della discussione, sempre in riferimento ai livelli più bassi della scolarità, perché effettivamente le operazioni mentali e cognitive che si fanno sui testi, sia nel costruirlo, sia nel decostruirlo o ricostruirlo, sono estremamente complesse e difficili anche da monitorare. Allora, il fatto di avere sempre un elemento fisico manuale da manipolare può essere un ottimo veicolo. Ma lo dico anche perché se pensiamo che nell'editoria, nella pratica tipografica, per esempio il Menabò, costruire un testo partendo da pezzi cuciti insieme era una pratica normale perché aiutava quando non c'era internet, penso che sia molto utile, perché bisognerebbe affiancare sempre l'elemento fisico della scrittura, quindi la scrittura manuale, ritaglio dell'elemento che costituisce l'unità testuale, l'incollarlo vicino, cioè cominciare ad approcciarsi a queste operazioni anche in modo molto semplice e visivo, cose che già succedono, solo che qui bisognerebbe poi vedere come all'operazione fisica far corrispondere poi l'operazione mentale. Quando io incollo due pezzi di due testi vicino, cosa faccio dopo per far vedere che relazione c'è e come posso integrare un testo nuovo? Quindi è un campo interessante di sviluppo di questo metodo che tu hai illustrato chiaramente in riferimento alla scolarità più elevata, ma a livello più basso potrebbe essere interessante. Posso dire una cosa su questa di Agostino?
Ecco, le cose che state dicendo a proposito del rapporto immagine, siamo in un campo in cui non solo per la scrittura di sintesi, ma proprio per quello che dicevate a proposito dell'innesco di strategie cognitive importanti di un livello. Cioè, è tipico che nella scuola primaria l'immagine è uno strumento jolly per una serie di operazioni che servono comunque a attivare i processi di testualizzazione. Nel senso che gli albori della scrittura, io non riesco a immaginarli se non a partire da immagini, no? Quindi dal tradurre percezioni fisiche, visive, in parole. Questa possibilità data dalle immagini è anche una risorsa fortissima per cominciare a dare accesso a modi di dire da un titolo nominale a una frase, costruzione di una frase con una struttura predicativa. Quindi, cioè, proprio è l'inizio. Dopodiché il lavoro di confrontare, perché poi è questo il punto, la matrice di tutto ciò è il confronto. Alla base della scrittura di sintesi c'è la matrice cognitiva del confronto. Quindi la possibilità di attivare questa matrice cognitiva con l'accostare due immagini e, se volete, anche con una base di un testo proprio minimale, significa innescare questo processo di selezione di dati che all'inizio sono dati percettivi rilevanti, quindi di strategia di selezione di dati percettivi, che si traduce poi in selezione di dati verbali, di enunciazione di quella selezione. Perciò dico, è un percorso interessantissimo in cui bisognerà metterci le mani, cioè si tratta proprio di organizzare dei protocolli di lavoro in cui vengano collaudati, vengano testate delle modalità di compiti da attivare negli allievi. Bene. Elena, tanti da fare. Perché sappiamo che la Elena Martinelli, quando parte con l'immagine e il testo, è molto produttiva. Bello. Vai. I poveri ragazzi che vedranno rivoluzionata la programmazione da qua all'esame, perché già lunedì devo fargli fare qualcosa di diverso, no? Poveri. Potreste fare un libretto pratico di guida per gli insegnanti alla scrittura di un testo di sintesi, eh? Credo che sarebbe utile e apprezzatissimo. Un po' di teoria, un po' di pratica. Comunque, questa è una cosa che aggancerebbe tantissimi docenti, nel senso che, come mi trovo a dire da un paio d'anni, ci sono delle forti resistenze che non avevo notato così forti negli anni passati. Questo argomento qui invece cattura l'attenzione, riesce un pochino a non essere, non ci sono insomma troppi pregiudizi, e soprattutto è trasversale, nel senso che puoi lavorare con i docenti di scienze, puoi lavorare con quelli di fisica, cioè puoi lavorare a tutti i livelli, e sostanzialmente poco tanto tutti sono, come si direbbe in Trentino, biotti, e cioè hanno poche competenze anche come insegnanti, per cui il primo lavoro di sperimentazione lo fai con gli insegnanti stessi, che scoprono i loro processi. Magari sanno fare questo lavoro, ma non sanno perché e non sanno cosa stanno facendo. Si tratta di riflettere su quello che fanno. Direi allora che invece di scrivere un nuovo libretto basterà comprare quello che Anna Rosa ha scritto per Cesatti sullo scrivere, che contiene tutto questo. C'è tutto. E molto di più di questo, voglio dire, sia per la motivazione degli insegnanti, la consapevolezza di quello che stanno facendo, delle piste didattiche che conducano sia alla scuola media o secondaria di primo grado, sia alla scuola superiore e anche alla scuola primaria. E poi anche ci sono
appunto in senso verticale delle indicazioni che sono fondamentali. Ve l'ho detto la volta che l'ho presentato, è una piccola Bibbia dello scrivere a scuola, quindi è un libro da acquistare sicuramente. Non c'è nessun previo accordo tra me e Vittorio. No, però se qualcuno avesse perso quell'incontro lo potete recuperare nel nostro canale YouTube, adesso che conoscete Anna Rosa. Qualcuno in chat chiede il riferimento ad un articolo di cui hai parlato all'inizio di Dario Corno, forse è nella bibliografia finale, sì, delle slide. Esattamente, c'è il link al sito Gish dove è presente, nel italiano e oltre, c'è la scansione di tutte, è vero Walter, la scansione di tutte le riviste. Allora sì, questo è il libretto di cui parlava, è su italiano e oltre. Ecco, vedete, questo è il sito della Gischel in cui hanno recuperato... Ecco, qui è, ora l'annata non la ricordo, ma il link che ho messo in bibliografia è quello diretto all'articolo. Benissimo. Sì, esplorate questa sezione del sito perché trovate tantissimo materiale. Va bene, allora se non ci sono altre domande, abbiamo rispettato abbastanza i tempi, abbiamo preso un quarto d'ora in più e ti ringraziamo tantissimo Anna Rosa dell'incontro, ci sono anche in chat molti ringraziamenti e molti aspettano le slide, quindi se me le mandi in PDF poi le... Te le mando in PDF allora, vabbè. In PDF sì, e io dopo le faccio girare a chi me le chiede, ricordatevi sulla mail del Gischel Veneto. Okay. E grazie ancora da parte di tutti noi. Grazie a voi. Grazie, è stato proprio interessante. Esatto, grazie, arrivederci.